Ciao, come va? Il mio nome è Alberto e benvenuto nel mio canale. Questo è lo Siyun N3S e questo è un video tutorial su come montare una fotocamera e bilanciarla. La prima cosa da fare è montare la base sotto, avvitandola sul manico. Adesso carichiamo il gimbal, usando il cavetto USB in dotazione e usando un caricabatterie normale. Anche se veloce, lo Siyun lo supporta. Quando il gimbal è carico, dovresti vedere il simbolo sullo schermo. Questo è vicino ad un testo. Questo è il sistema di attacco rapido ed andremo ad installarlo nella parte bassa della fotocamera. Stai attento che le frecce che vedi siano dirette nel verso destra della videocamera. Sul gimbal abbiamo tre sistemi di lock, uno sul motore, pan, uno sull'asse lineare e uno sopra, sull'asse inclinato. Sblocchiamo l'asse lineare e ruotiamo in questa posizione. Sblocchiamo l'asse inclinazione superiore e prima di piazzare la videocamera sblocchiamo il blocco su Unlocked. E adesso inseriamo la videocamera facendola scivolare. Se vuoi rimuovere la videocamera basta che premi il bottone verso destra e così facendo la videocamera si sgancia. Il primo passo è di sbloccare il braccio superiore. Muoviamo il braccio in avanti oppure indietro fino a che la videocamera non rimane in posizione orizzontale. Poi noi vogliamo che la videocamera stia verso l'alto e per questo sblocchiamo il secondo braccio. Quando la videocamera sta in posizione verticale, blocchiamo di nuovo il braccio. Come potete vedere, la videocamera è bilanciata per queste due posizioni. Adesso sblocchiamo l'asse di fila. Sblocchiamo il braccio e lo muoviamo a destra oppure a sinistra fino a che la camera sta in posizione orizzontale. Ultimo passo è di sbloccare l'asse pan di rotazione. Proviamo ad inclinare la camera come vedete nel video. Non deve ruotare da nessuna parte. Sblocchiamo il braccio e lo muoviamo fino a ottenere anche qui il giusto bilanciamento e lo riblocchiamo. E adesso è arrivato il momento di usare il gimbal. Il pulsante di accensione, come si vede, è sul lato destro. Si preme per 2 secondi per accenderlo. La prima volta che accendi il gimbal è consigliabile fare sempre l'autocalibrazione. Nella parte frontale del gimbal troviamo un pulsante ed una rotellina. Servono per attivare diverse funzioni delle future fotocamere compatibili. Questo però sarà possibile in futuro, quando la Siyun farà un aggiornamento software. Per ora ci sono comunque delle funzioni che possono essere utilizzate tramite e la rotellina e tramite questo pulsante. Nella parte posteriore del gimbal abbiamo questo grilletto. Se tu lo premi 2 volte, lui centra la videocamera. La rotella è utile, ad esempio, per la regolazione di alcuni assi, come quello dell'orizzonte. Quello che si può fare invece è andare sul pannello di controllo, Control Setting, e ruotare il gimbal, ad esempio, per allineare l'orizzonte. Sulla parte davanti abbiamo il joystick che muove la camera. Puoi muoverlo in su, in giù, destra e sinistra nello stesso momento. Sul pannello centrale puoi scegliere tu il tipo di modalità. Scegliamo ad esempio il pan mode che serve per ritrarre un oggetto mentre si ci gira attorno. Il prossimo programma è All Lock, tutto bloccato. Ad esempio, se vuoi camminare in uno spazio aperto. Il prossimo programma è Follow, la guida assiale in questo caso è bloccata.
Nella modalità Vortex la telecamera ruoterà e in questo caso bisogna tenere la camera con l'impugnatura in posizione orizzontale e lavorare con il joystick. Quest'ultimo permetterà di aumentare o diminuire la velocità di rotazione. Si può usare anche in modalità sottosopra. I cavi di connessione servono per attivare alcune funzioni della videocamera. La funzione collegata che avete visto a livello di carica della camera è molto bella, però non la consiglio, perché scarica velocemente le batterie del gimbal. Se avete trovato il mio video utile, non dimenticatevi di mettere un bel like e di iscrivermi al mio canale. Noi ci vediamo la prossima volta con una nuova avventura e un nuovo video.